campionato al rush finale, ultima giornata, Roma-Parma in uno stadio olimpico gremito, colorato di giallo-rosso, 80.000 spettatori, bandiere, vessilli, striscioni ovunque. La Roma di Totti è a un passo dal suo terzo scudetto, 2 punti di vantaggio sulla Juventus, deve vincere per non correre alcun rischio. Sugli spalti c'è un'attesa febbrile, lo scudetto è dietro l'angolo, 90 minuti ancora, Roma subito in avanti. Ma veniamo alle formazioni, la squadra di Fabio Capello è schierata con Antonioli, Cafu, Samuel, Zago, Zebina, quindi Tommasi, Emerson, Candela e poi Totti alle spalle di Batistuta e Montella. Il Parma di Olivieri risponde con Buffon, Thuram, Paolo Cannavaro, Fabio Cannavaro, Sartor, Sensini, Almeida, Falsini, Fuser, Di Vaio e Milosevic, coppia d'attacco. Roma in possesso del pallone con Tommasi, il lancio molto profondo per Batistuta, ai limiti dell'area di rigore, la conclusione di Batistuta e Roma subito pericolosa, è stato bravo Buffon nel chiudere sul primo palo e nel deviare la conclusione dell'argentino Gabriel Omar Batistuta in calcio d'angolo. Roma minacciosa, motivatissima, è a un passo dal suo terzo titolo, ma bisogna essere molto prudenti. Il Parma è squadra ben messa in campo da Olivieri, con una coppia d'attacco particolarmente pericolosa, quella formata da Di Vaio e Milosevic. Il calcio di rinvio di Antonioli nella metà campo della Roma, il colpo di testa di Zago e poi la Roma che non dà tregua. La squadra di Renzo Olivieri si impossessa nuovamente del pallone, ma il Parma prova ad impostare una nuova azione con Sensini, interrotta subito da Candela, ancora in area di rigore la conclusione piuttosto pericolosa di Montella, il sinistro di Montella, il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Buffon. Roma che sta stringendo d'assedio il giallo-blu di Renzo Olivieri, il sinistro bello in perfetta coordinazione quasi in spaccata di Vincenzo Montella, il pallone che ha lambito il palo. Ancora adesso vediamo la formazione di Renzo Olivieri in fase di impostazione, l'apertura molto larga, troppo larga, qualche problema per la formazione giallo-blu nel reimpostare la manovra. Si impossessa nuovamente del pallone la squadra giallorossa con l'attivissimo Vincenzo Montella, il sinistro all'indietro per Tommasi, lancio in profondità in area di rigore per Candela, Candela adesso ha cercato di colpire il pallone di testa, all'indietro ancora per Totti, grandissimo il gol di Francesco Totti, pallone sotto l'incrocio dei pali e Roma in vantaggio 1-0 sul Parma al 19esimo. Francesco Totti, il capitano, ha colpito il pallone di controbalzo di destro con l'esterno, pallone sotto la traversa, nulla da fare per Buffon. Molto bella l'azione della Roma, il lancio di Montella per Candela, l'esterno di Candela, quasi un retropassaggio per Francesco Totti che è arrivato in corsa e Roma dunque subito in vantaggio al 19esimo con il suo capitano. Francesco Totti pone il primo mattone in prospettiva scudetto. Adesso vediamo Capello, la sua esultanza molto composta e la dedica di Francesco Totti che bacia anche la maglia giallorossa. Dunque subito in salita la partita del Parma, rivediamo il bel retropassaggio di Candela e Francesco Totti che colpisce il pallone in pieno in corsa, niente da fare appunto come dicevamo per Buffon. Roma in vantaggio, grande Roma quest'oggi all'Olimpico e poche speranze per il Parma di Olivieri che non riesce proprio a superare la metà campo avversaria. 1-0 per la formazione giallorossa sui gialloblu, mentre si riprende a giocare ancora l'esultanza di Marco Del Vecchio che è in panchina. Ricordiamo che in campo per la Roma come coppia d'attacco ci sono Batistuta e Montella. Roma che riparte dalle retrovie con Samuel, attende il piazzamento dei compagni, si smarca Tommasi, riceve ancora più largo sulla corsia di destra, c'è Cafu, retropassaggio sempre Tommasi in fase di impostazione per Francesco Totti, il tocco morbido ancora in direzione di Montella, dinamico Montella, Roma minacciosa ancora in area di rigore, poi l'anticipo pulito di Sensini che manda direttamente il pallone in fallo laterale, rimessa laterale per la formazione allenata da Fabio Capello, mentre rivediamo l'azione con il Parma in chiara difficoltà, il cross profondo, il colpo di testa di Batistuta in perfetta elevazione, grande Roma quest'oggi all'Olimpico. Buffon chiude bene sul secondo palo, prova adesso il Parma ad avviare una nuova azione, clamoroso l'errore della difesa gialloblu
Emerson in area di rigore, conclusione sporca, e comunque Montella per un soffio in spaccata non arriva col sinistro per la deviazione vincente. Niente da fare, poche chance, ripetiamo ancora per il Parma, niente da fare contro questa Roma messa benissimo in campo da Fabio Capello. Batistuta il sinistro sporco e poi Montella con il destro, sappiamo che non è il suo piede, comunque avrebbe potuto ugualmente con un pizzico di fortuna, magari giocando d'anticipo, arrivare ugualmente sul pallone. Rivediamo il colpo di testa di Batistuta, colpisce con la fronte piena il pallone e impegna Buffon in una parata abbastanza difficile. Il Parma in fase di impostazione con Sensini che perde momentaneamente il pallone, poi Di Vaio in posizione netta di fuorigioco, almeno un paio di metri, mentre Antonioli si appresta a battere questo calcio in punizione. Punizione invece per il Parma sul settore di destra, il cross molto profondo, l'uscita con i pugni di Antonioli, pallone che si allontana dall'area di rigore, riconquistato parzialmente da Cafu, perde il contrasto di Vai, ancora il brasiliano, mezzo pallonetto per Batistuta che si invola verso l'area avversaria, entra in area di rigore, palla sul destro, lo scarica su Buffon e poi il raddoppio di Vincenzo Montella al 38esimo, grande azione in contropiede con il Parma completamente scoperto di Batistuta, ad ampie falcate ha guadagnato metri e metri di terreno, ha alzato la testa, è entrata in rigore, ha osservato la posizione di Buffon, ha cercato di batterlo con un rasoterra che si è rivelato però troppo centrale, Buffon ha respinto con il piede, è arrivato Montella implacabile, ha collocato in rete. Dunque quando siamo giunti al 38esimo, la Roma ha raddoppiato con Vincenzo Montella, due gol in 38 minuti, il primo di Francesco Totti, gran destro, nulla da fare per Buffon, il raddoppio al 38esimo di Vincenzo Montella per il Parma. Le difficoltà naturalmente aumentano, bello comunque il destro in corsa di Batistuta, ma bella soprattutto è stata la sua volata verso l'area di rigore, ha lasciato sul posto sia Paolo che Fabio Cannavaro e poi ha battuto con il destro Montella, opportunista, con il destro è riuscito ugualmente a trovare l'angolo scoperto e a portare la Roma sul 2-0. 2-0 per la formazione giallorossa quando al termine del primo tempo mancano soltanto 7 minuti. Roma sempre più vicina al suo terzo scudetto. Si riprende a giocare il Parma sempre in fase difensiva. Avvia una nuova azione nel settore di centrocampo con Almeida e poi Falsini, sempre il Parma in retropassaggio, Roma che adesso controlla agevolmente la partita, prova a cambiare gioco la formazione di Olivieri con Almeida, quindi Di Vaio che è venuto incontro al pallone, ottima la guardia di Zebina su Di Vaio, Parma che è costretto a ricominciare la propria azione, il lancio lungo, il colpo di testa di Samuel per Tommasi, poi Tommasi non ci pensa due volte a calciare il pallone nella metà campo a avversaria, prova il Parma ad imbastire l'ennesima azione ma non riesce proprio ad arrivare questo pomeriggio nella metà campo, anzi sulla tre quarti avversaria, prova a farla adesso, ancora la Roma che si chiude a riccio, pochi spazi, poi pochi corridoi per la formazione di Olivieri, non riesce a infilarsi proprio tra le maglie difensive della formazione giallorossa, è costretta sempre a ricominciare la propria azione, ci prova adesso sul settore di destra con Milosevic che chiama adesso Sartor alla conclusione e poi arriva dalle retrovie Di Vaio, ha colpito di controbalzo, buona l'intenzione di Marco Di Vaio di sorprendere Antonioli con un tiro di controbalzo, non è riuscito a colpire bene il pallone, dunque Antonioli che si appresta al calcio di rinvio, mentre rivediamo l'azione, l'unica azione pericolosa del Parma, Parma in fase di impostazione, comincia da lontano, adesso ancora con Cannavaro, sempre per Almeida al centro, Parma che cerca di in qualche modo di irretire la Roma, ma la Roma fa buona guardia, non concede assolutamente spazi alla formazione giallo-blu, che riparte adesso la Roma con Zebina, sempre Emerson, metronomo della formazione giallorossa e poi il direttore di gara Braschi di Prato che manda le squadre negli spogliatoi, il primo tempo si conclude con la Roma in vantaggio per 2-0 sul Parma, i gol di Francesco Totti e di Vincenzo Montella. Secondo tempo che si riapre con la Roma in vantaggio per 2-0 sul Parma, ricordiamo i gol al 19esimo Francesco Totti, al 38esimo Montella. Soltanto 45 minuti dividono la Roma dal suo terzo scudetto.
Roma ancora che prova ad imbastire questa azione partendo dalle retrovie sul settore di sinistra con Zago. Zago che deve osservare il piazzamento dei compagni prima di consegnare il pallone a Tommasi. Retropassaggio per Zebina. Roma che prova a spostare l'asse di gioco dal centro verso destra, ancora Tommasi libero da marcatura all'indietro. Naturalmente la Roma ha tutto l'interesse nel far circolare lentamente il pallone. Battistuta in area di rigore ha cercato un colpo di tacco per Candelà che era alle sue spalle, non riuscito questo numero, questo tentativo dell'argentino. Addirittura Francesco Totti, il capitano, è venuto a prendersi il pallone, lo difende bene a testa alta con grande eleganza, pallone sotto i tacchetti con il destro, il diagonale. Roma che cerca la triangolazione, non riuscita, ma è sempre a dettar legge la formazione di Fabio Capello. Rilancio nella metà campo del Parma, bello l'aggancio per Battistuta, il colpo di testa in area, Montella, la conclusione e il gol, il terzo gol della Roma siglato da Vincenzo Montella, gran gol di Montella, ma il guardalinea, la bandierina alzata e dunque il gol è stato annullato, il fischio del direttore di gara che non convalida la terza rete di Montella. Mantella e anche alcuni giocatori della Roma non si sono accorti che il direttore di gara Braschi ha annullato questo gol, forse perché ha toccato al momento di superare l'avversario il pallone con la mano all'interno dell'area di rigore. Resta il bel gesto comunque di Vincenzo Montella che adesso si rammarica, ma Braschi è removibile, dunque annullato per una presunta irregolarità commessa da Vincenzo Montella questo terzo gol della Roma. Montella chiede spiegazioni, probabile presunto fallo di mano commesso da Montella, forse ha toccato la mano con il braccio sinistro al momento di liberarsi dell'avversario all'interno dell'area di rigore. Comunque la Roma conduce sempre per 2-0 grazie ai bei gol realizzati nel primo tempo al 19esimo da Totti e al 38esimo da Montella. Rivediamo l'azione, diciamo così, incriminata con Montella che ha cercato in qualche modo di intervenire sul pallone fermando il pallone con il petto, probabilmente se l'ha aggiustato con il braccio sinistro. Parma adesso che cerca la replica sul settore di sinistra, piccoli passi, prova a impensierire la formazione giallorossa, l'intervento pulitissimo di Zago sul pallone, poi Emerson nel ruolo di centromediano metodista. La Roma che fa circolare il pallone, Fabio Capello in maniche di camice che segue una certa apprensione questo finale di partita. Ancora la formazione di Fabio Capello con Candelà, il destro di Candelà per Montella, questa volta facilmente anticipato, la possibilità per il Parma di replicare con Marco Di Vaio ai 30 metri, chiude molto bene la difesa giallorossa, pronta sempre a ripartire. È sempre la Roma che taglia il campo da sinistra a destra per Battistuta in area di rigore, palla sul sinistro, gol, il terzo gol della Roma al 32esimo del secondo tempo, gran gol di Battistuta, palla prima sul destro poi sul sinistro, ha superato con in agilità Paolo Cannavaro e ha portato la Roma sul 3-0. E leggero ritardo Buffon su questa conclusione con il sinistro di Battistuta, rimasto completamente immobile Paolo Cannavaro, superato in dribbling con una certa facilità da Omar Battistuta. Rivediamo l'azione, bello il dribbling a rientrare con il pallone alzato con l'esterno sinistro, con lo stesso piede Battistuta poi ha beffato il portiere del Parma Gianluigi Buffon. 3-0 per la Roma, davvero Roma ormai vicinissima alla conquista del suo terzo titolo per Battistuta, un gol che corona davvero un campionato che l'argentino ha disputato in grande stile, davvero uno dei migliori della formazione giallorossa, grandissimo gol, meritatissimo questo gol, tutto di Gabriel Omar Battistuta. 3-0 per la Roma, Parma ormai rassegnato. Vediamo adesso come cercherà in qualche modo di replicare a questo 3-0 della formazione giallorossa, mentre Battistuta corre verso la curva nord, gesti di esultanza comprensibili per l'argentino della Roma. 3-0 per la formazione giallorossa, l'esultanza del pubblico dell'Olimpico. Si riprende a giocare la Roma sempre sulla linea del fallo laterale, Emerson conquista un buon pallone, sventolio di bandiere giallorosse, adesso ancora la formazione giallorossa che può controllare agevolmente la partita, il retropassaggio, si concede persino il lusso di alzare il pallone Samuel, poi taglia la metà campo, lancio lunghissimo per Marco Del Vecchio che è entrato al posto di Gabriel Omar Battistuta al 35esimo del secondo tempo, con il punteggio che vede la Roma in vantaggio per 3-0. Ancora il Parma
Pochi segnali di replica per la formazione gialloblu, il tentativo timido di impensierire la squadra di Fabio Capello sul settore di sinistra, stringe bene la Roma, non dà possibilità alla Parma, attenzione però a Di Vaio, si gira bene e riduce le distanze, Marco Di Vaio ferma con il destro il pallone, anticipa l'avversario e al 37esimo del secondo tempo Marco Di Vaio riduce le distanze. Roma sempre in vantaggio ma per 3-1 adesso contro il Parma, ingenuo, un po' ferma la difesa giallorossa, evidentemente si è rilassata dopo il 3-0 e adesso Marco Di Vaio che ha realizzato un bel gol. 3-1 il punteggio che vede la Roma in netto vantaggio sulla formazione allenata da Renzo Ulivieri. Zago sul settore di destra e vediamo adesso il campo circondato da una moltitudine di persone, da una moltitudine di tifosi, c'è qualche rischio di invasione in questa partita. Braschi controlla che tutto sia regolare mentre la Roma proprio passeggia sul terreno di gioco con Emerson dal centro sinistra a destra, ferma bene il pallone sul settore opposto, poi la squadra giallorossa, ancora la circolazione del pallone all'interno della metà campo della squadra allenata da Fabio Capello, mentre Sensini ruba il tempo all'avversario, commette fallo, l'intervento di Braschi che assegna un calcio di punizione per la Roma. E adesso c'è una festosa e pacifica invasione di campo dei tifosi della Roma, quando mancano soltanto, pensate, 5 minuti al fischio finale, i tifosi non stanno più nella pelle, non vedono l'ora di abbracciare i protagonisti di questa fantastica, entusiasmante cavalcata verso lo scudetto, ma bisogna avere molta pazienza per non mettere assolutamente a rischio il traguardo raggiunto. Braschi è stato costretto a interrompere la partita. Minuti è durata l'interruzione, per fortuna si è ripreso a giocare, ma la pista d'atletica che circonda il campo dello Stadio Olimpico continua ad essere circondata dai tifosi della Roma. Pochissimo al termine, la Roma adesso aspetta soltanto il triplice fischio del direttore di gara Braschi di Prato per festeggiare il suo terzo titolo. La Roma adesso che bada al possesso del pallone, vuol chiudere naturalmente in bellezza, tantissimi tifosi a bordo campo, Fabio Capello abbastanza preoccupato, pressato dai sostenitori, la Roma che fa girare il pallone, ormai il Parma è fermo, vediamo ancora, prova la formazione allenata da Renzo Ulivieri a guadagnare soprattutto la via degli spogliatoi, molti giocatori si stanno portando nei pressi delle due panchine per evitare la pressione che sicuramente i tifosi eserciteranno sui giocatori. Parma ancora, Roma che attende nella propria metà campo, si aspetta soltanto il fischio finale di Stefano Braschi, ancora Thuram sul pallone, chiude Del Vecchio sul settore di destra, i tifosi si apprestano alla pacifica invasione, Braschi che consulta a distanza i guardaline, osserva anche che tutto sia regolare per quanto riguarda il perimetro di gioco, si continua a giocare, siamo a pochissimi secondi, l'esultanza di Totti che stringe i pugni, ci avviamo verso la conclusione della partita, ormai non ha più senso quasi giocare, i tifosi non aspettano altro che festeggiare questo meritatissimo scudetto, arriva, sono le 17.03 del 17 giugno 2001, la Roma è campione d'Italia per la terza volta, campione dopo lo scudetto dell'83 18 anni fa e dopo il primo conquistato nel 42, gioia sfrenata, incontenibile all'Olimpico, un giorno storico per i tifosi giallorossi, per la società di Franco Sensi, per la squadra di Fabio Capello, del capitano Francesco Totti, 13 gol come Montella, 20 gol per il cannoniere Batistuta, uno scudetto cercato, voluto e alla fine strameritato.